Ehi hey ragazzi, siamo qua, riuniti oggi per il nostro quinto vlog. Vlog numero 5? Siamo troppo fighi allora. Esatto, esatto. Perché 5 è un gran numero, come i 6, i 7, l'8, il 9, il 10. Anche l'1, 2, 3, 4, 5. Sarà uno di una lunga serie. Esattamente. Allora, siamo qua riuniti per fare dei piccoli annunci e anche qualche domanda. È estate, infatti qua fuori con caldo dalla porta, c'è il ventilatore a manetta, sta per esplodere. Speriamo che non arrivi la ventola qua, se no addio SMT. E quindi cosa succede estate? Estate tanti vanno in vacanza, quindi il gruppo un po' si spezza. Quando si va a giocare si è in quattro gatti. Come oggi che dovrebbero giocare, invece non sono andati. Peccato. Le giocate praticamente, non dico che si annulleranno, però diminuiranno drasticamente. Quindi anche i gameplay. Io comunque ho dei gameplay lì da parte, vedo di montare qualcosina se riesco, se viene una cosa fatta bene. Esatto. Se no, comunque le recensioni ci sono sempre. Una settimana ci saranno sempre, abbiamo fatto tante recensioni oggi, quindi ci ne abbiamo un po'. Ne abbiamo. Perché noi tra una settimana, io, lui e un altro nostro amico, andiamo in vacanza. Andiamo in vacanza e... E se riusciamo, se saremo ancora sobri... Quella è un'ottima premessa. Cercheremo di farvi un vlog sulla spiaggia. Ok, va bene. Sulla spiaggia ci sta, sulla spiaggia. Sul mare pulito. Ovviamente porteremo con noi delle armi acquatiche, ovvero il Super Liquidator, e vi recensiremo il Super Liquidator. Tu, pisello. Quello anche, ma non posso recensirlo. Perché sennò ci perdiamo troppo tempo. Ah, ok. Allora prendiamo dei Super Liquidator e cercheremo di recensire in maniera molto seria e dettagliata. E molto in maniera molto sobria. Sì, ovviamente, perché Amy ovviamente sarà come al solito poi non ubriaco. Quindi lasciamo stare. Poi, secondo punto, i nostri campi. Noi abbiamo principalmente tre campi fissi dove abbiamo avuto il permesso di giocare, sia dal proprietario che dal comune. Sono sia informati in caramba, eccetera, 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 eccetera. Che sono il nostro campo principe, dove è nato il gruppo da anni che giochiamo, Stradella, in provincia di Pavia. È un campo boschivo dove è presente molto molto sottobosco. Il campo riesce a ospitare un 20 contro 20, quindi comunque si riesce a giocare in tanti. Poi abbiamo un campo, il secondo nostro campo boschivo, a Ganaghello Piacenza, che non è proprio nostro dell'SMT, ma è dei mercenari, che è un gruppo nostro affiliato, i nostri cari amici. Qua sotto metterò un link dove io non ho giocato, ma seguivo loro con la videocamera. Era una ragazzi notturna. Molto molto divertenti, con molto la neve, bravi, con la neve. Molto bravi e molto capaci di giocare al software. Quindi è veramente una goduria giocare con loro. Grazie tante. Sì, sì, sì. Hanno capo a Ganaghello, in provincia di Piacenza, vicino, è un campo vicino a Castel San Giovanni, che noi abbiamo soprannominato il Bosco dei Rovi, perché è vero che è pieno di rovi, ma è un campo che ospita tranquillamente un 60 contro 60 persone, perché è enorme. Sì. E poi abbiamo il nostro campo urbano, soprannominato il Triangolo, esatto. A Belgioioso, in provincia di Pavia. Esatto. Questo campo abbiamo ricevuto il permesso da tutti quanti. Siamo a posto, possiamo giocarci. Il fatto è che, come avete visto, dobbiamo ancora mettere in sicurezza una palazzina. È per quello che non abbiamo ancora organizzato un torneo in quel campo. Perché una volta che avremo il tempo materiale, e magari il caldo diminuirà un po' perché si crepa lì, sì, si crepa, ragazzi. Se vai là a tirar via tutto, muori. Riusciremo finalmente a organizzare un torneo serio, dove tutti potete venire, anche perché il campo è a molto molto vicino rispetto al centro di Belgioioso o alla stazione, quindi molto raggiungibile ovunque. Parcheggio molto ampio, quindi meno male. Oh raga, è un campo del Cristo Dio, raga. È un bel campo. È il paradiso per noi soft terror, è il paradiso per noi soft thunder, una cosa indecente. Infatti qui sotto il link, anzi sulla mia faccia c'è il mio bel link da 24 incisioni 2510. E poi cercate nella mia playlist, che comunque l'ho fatti. E qua mettiamo il link della sua playlist. Esattamente. Poi un'altra cosa, un altro punto è, ragazzi, se volete chiederci delle cose, per favore fatelo su Facebook. Cioè, aspetta, cose specifiche, per dire. Specifiche, cioè cose che richiedono una risposta dettagliata o lunga. Esatto, preferibilmente su Facebook, esatto. Anzi, solo su Facebook. Invece è una domandina veloce o complimenti su, così, su va bene YouTube, anche su YouTube, va benissimo. Per amor del cielo, noi rispondiamo anche su YouTube. Ovviamente. Però su YouTube, dato che il nostro account è collegato al mio PC, al suo PC e al PC di T, magari
Lui vede la domanda, la notifica, però la legge non sa come rispondere, perché magari è una risposta che so rispondere io, si dimentica per qualsiasi caso e io non rispondo a quella domanda. Magari poi lo scopo dopo una settimana, rispondo dopo una settimana e ci facciamo anche la figura di merda. Quindi se avete delle domande è molto più semplice andare su Facebook, il link è comunque in descrizione di ogni singolo video. Scriveteci su Facebook, rispondiamo in velocità, in modo chiaro. Possiamo anche cominciare una discussione sul vostro campo di interesse, carte varie. Anche perché la cartografazione di Facebook è molto più veloce di molto più facile di consultazione che carte varie. Quindi domanda seria Facebook, domanda veloce anche YouTube non è un problema. Non scriveteci sulla posta privata di YouTube. Ho risposto oggi a una risposta di 3 settimane fa, ragazzi. Quindi è una cosa che non controllo mai, che non controlliamo mai. Perché... che non è che non ti notificato, non ti capisco. No, cioè devi andare tu a guardare la posta in arrivo. Se c'è, bene, se no, tutto che cazzo. Che poi comunque con le sue connessioni arrivare in quella casella lì ci vuole tipo 5 minuti. E 5 minuti non è un'esagerazione, però ci vogliono 5 minuti cronometrati, quindi è anche un due coglioni. Il collegamento di merda è quello che è, ragazzi, in Italia. È che cazzo è colpa mia, allora vai a rispondere tu, esagero, non te le palle. No, vabbè, sinceramente con quella posta lì non la guarda nessuno, neanche quindi. I grandi youtuber ci guardano. Cioè esattamente, quindi ragazzi. Guardano i commenti e Facebook, quindi. Poi un'altra cosa, il nostro meccanico T è sempre pronto a darvi una mano a montare le cose o dare suggerimenti su come montare le cose. Se non volete montarle voi, però, perché non vi fidate, perché per qualsiasi altro motivo non volete, non volete spendere soldi in più da negozi meccanici, se non siete come me, che sei completamente, io sono completamente handicappato nell'aprire un fucile e metterlo a posto, spediteci i vostri fucili. Mandateci un messaggio su Facebook, chiedeteci l'indirizzo, non metteremo l'indirizzo perché comunque non siamo né un club né un negozio, siamo semplicemente un gruppo di amici che si ritrovano per giocare. Vi daremo il nostro indirizzo, ci invierete se volete il vostro fucile, noi vi monteremo quello che volete montare, ovviamente il costo degli ingranaggi, il costo dei pezzi è comunque a vostre spese, come costo di spedizione. Però il costo del meccanico, della manodopera, non ci sarà, perché noi vi chiederemo semplicemente se potremo recensire il vostro fucile. Quindi utilizziamo, voi date qualcosa a noi, ovvero date la possibilità a noi di espandere la nostra playlist recensioni, e noi diamo a voi qualcosa, ovvero un fucile più performante. E la recensione del vostro fucile. E la recensione del vostro fucile, ovviamente con tanto di ringraziamento e tutto quanto, perché comunque è il vostro fucile. Ovviamente questo tutto quanto col vostro consenso, ovvio. Cioè non potremo mai farlo senza. Ovvio. Quindi ora possiamo concludere con le ultime due domande che volevamo fare. Ok, ma volevamo farvi delle domande. Allora, io parlo quello dei cecchini. Vai, okay? Io dico l'altro. Tu dici l'altra. Vai. Allora, noi no, tra amici, anche tra altri che magari conosciamo in giocate quando magari andiamo fuori. E comunque dire. Anche molti club lo hanno adottato questa regola. Ok, l'abbiamo adottata anche noi. Comunque ci sembra abbastanza logica. È la questione dei cecchini. Allora, io ho un fucile che spara a un joule e spara a 8 metri. Mettiamo 40, via. Esatto. Mettiamo la via. Se tu hai un cecchino che spara a un joule, spara a 40 metri. Ok, per il software ovviamente è una simulazione della guerra. Ovviamente. Se noi dobbiamo simulare la guerra, un cecchino in teoria dovrebbe almeno sparare un po' più lontano che un fucile normale. Esattamente. Ok, quindi. Cosa ne pensate voi del cecchino che deve essere over joule? Over joule vogliamo dire non 3 joule, stiamo parlando di un massimo. Un joule e mezzo per dire, massimo. Massimo, un joule 6, un joule 5, un joule 4. No, massimo 5. 1 e 5, o come? Infatti, nello studio dei suoi fucili. 1 e 5 riusciamo a fare 50 sono facili. Okay. 60 alziamo un po' il tiro, ma 50 li prendiamo. Ok, esattamente. Io per quale motivo ho scritto nei miei titoli 330 o un joule? Perché è a norma di legge. Ora io vi dirò mai che mio fucile spara over joule. Non vi dirò perché mio fucile non spara over joule, mio fucile spara a joule. È a norma di legge. Però, se dovessi sparare over joule, sarebbe una cattiva cosa? Anche perché nel nostro gruppo, comunque, non ci sono persone che sparano over joule, eh. Non stiamo dicendo questo noi assolutamente. Abbiamo inserito la regola che se un fucile da cecchino a molla, è rigorosamente a molla, dovesse per qualsiasi motivo sparare over joule,
La distanza minima di ingaggio è 20 metri. Tu sotto i 20 metri non puoi assolutamente sparare per uscire dal cecchino. Entro i 20 metri non si spara col cecchino e si deve sempre avere per forza un'arma secondaria, che sia pistola o qualsiasi altra cosa volete voi, perché sotto i 20 metri si usa la pistola. Quindi questa è la nostra regola dalle nostre parti. Dalle vostre parti qual è? Domanda, voi che ne pensate, come giocate, cosa dite? Dell'overjoul. Nei commenti qua sotto diteci la vostra. Diteci cosa volete vedere recensito. Questo. Una mimetica? Abbiamo amici che, non essendo un club, non abbiamo una mimetica predefinita. Esatto. Non abbiamo una mimetica di club. Ognuno utilizza quella che più gli piace. Quindi abbiamo una varietà di mimetiche allucinanti. O volete magari un setup particolare, per dire. E questo però... abbiamo la fortuna di avere Zal vicino a noi, che è un mio caro amico. Esatto. Quindi tutti i setup russi possibili, immaginabili, originali e fedeli. Poi raga, guardate Andrea Criminal prende le cose da Zal. Zal è il fornitore praticamente italiano, il primo fornitore italiano. Zal è nostro amico. Quindi ci abbiamo anche vicino, possiamo tranquillamente sfruttarlo, perché se dentro del vicino poi lo inculo. Quindi ragazzi, lo conosciamo da quando siamo piccoli, quindi... da sempre veramente. Quindi ragazzi, chiedete se volete vedere se necessito una mimetica o un'arma in particolare. Anche setup non solo russi, in qualche modo riusciremo a reperire, magari non subito, magari non subito, perché ovviamente magari non ce l'abbiamo, abbiamo metà setup, per dire, però in qualche modo riusciremo a reperire. Esattamente. Oppure, come hai detto, anche dei fucili particolari. Esatto. Perché abbiamo dei fucili cecchini e abbiamo un assassino. Fucili non, abbiamo dei amici che è come me, ha tipo 10 fucili, tutti diversi. Quindi ragazzi, volete un fucile particolare? Chiedetecelo. Se magari avete già un fucile voi, che volete fare recensire, perché magari è il vostro gioiellino, volete fare recensire, possibilmente inviatecelo l'originale fucile, perché se già comincia a essere custom, pesantemente custom, già capite che non ha più senso. Quasi. Allora, no, non ci siamo usati, non è un problema. Inviateci il vostro fucile, non è un problema. Noi recensiamo il vostro fucile e ve lo spediamo. Ovviamente, se non si parla di meccanica, aggiustamenti meccanici, spedizione voi ce l'inviate voi, spedizione al ritorno ve la spediamo a nostro costo. È ovvio. Paghiamo noi. Ovviamente è un favore che ci fate e noi vi paghiamo dividendo almeno le spese di spedizione. Sì. Sembra giusto, no? Giusto. Quindi, cari ragazzi, io penso di aver finito. Diteci cosa volete vedere recensito. E diteci cosa pensate della questione overjoul del cucino. Quindi, per me è tutto, per esse è tutto. Sempre nei commenti, mi raccomando, Esattamente. E andate anche su Facebook, come abbiamo detto. E dateci una mano a espanderci. Quindi noi necessitiamo del vostro aiuto, ragazzi. Amici, giocano su Terra, fateci rivedere i nostri video. Condividete i video su Facebook, i social network. E cosa pensate dei nostri video? Cosa potremmo migliorare? Cosa esageriamo a fare? Cosa non facciamo nei nostri video? Ditecelo. Noi cercheremo di adattarci alle vostre preferenze. Perché siete voi che guardate i nostri video, quindi. Noi riguardiamo, noi i nostri video a noi piacciono. Perché se non ci piacciono voi su Facebook, su YouTube, non li guardate, non li vedrete mai. Perché se no avremmo 3 iscritti, 1, 2, 3. Esattamente. Però il fatto che abbiamo già 450 iscritti oggi significa che comunque anche a voi piacciono i nostri video. Quindi per cercare di aumentare questa la qualità anche solo pronto per noi, perché esatto, comunque noi ci divertiamo a metterci al computer, perdere un po' di tempo, ascoltare un po' di musica e editare un video, dateci una mano a capire come migliorarci. Ovviamente non diteci la qualità del video, perché comunque raga è quello che utilizziamo quello che abbiamo, cioè quello che abbiamo è una cazzo di GoPro Hero 3 Plus, infatti era per dire per te. Ah vabbè, io... faccia di merda, io ti stavo cercando di dare una mano perché per rimanere più sull'impersonale. Però vabbè, vabbè. I dindini, lui ce li ha, io ne ho più di meno, quindi io mi tengo la mia. Appena vabbè, io volevo fare l'amico per rimanere un po' più impersonale, lui ha voluto cercare di entrare un po' più meglio. No, ho sempre detto, appena riesco prenderò anche io. E quindi, cari ragazzi, adesso alla prossima. Ma se volete me la comprate voi dopo. Non è un problema. Cioè, io non dico... Cari ragazzi! Anche, due magari. Due, va benissimo. Da S è tutto. M pure. Da T pure. Ciao ragazzi. Biruk.